carabinieri di Chieri, ieri mattina, mercoledì 21 novembre, hanno denunciato un 24enne residente a Poirino per omissione di soccorso. L'uomo, intorno all'una, a Chieri, in viale Fasano, all'altezza della rotonda con via Principe Amedeo, alla guida della propria autovettura, si è messo in via Amedeo e, omettendo di dare precedenza, ha investito un motociclista con a bordo la sua fidanzata e ha provocato la caduta di entrambi sull'asfalto. Il 24enne non si è fermato ed è scappato. I carabinieri sono arrivati sul posto subito dopo l'incidente e hanno sentito alcuni testimoni. Alcuni di loro avevano annotato il numero di targa del pirata della strada. L'uomo è stato rintracciato poco dopo, a casa. Prima ha negato tutto, ma i militari hanno controllato la macchina e hanno notato i danni compatibili con l'impatto. A questo punto l'uomo è crollato e ha confessato. Il giovane è stato accompagnato all'ospedale maggiore di Chieri per essere sottoposto all'esame del sangue, per accertarne la guida sotto l'effetto di alcolici e o stupefacenti. Il motociclista e la fidanzata hanno riportato un trauma cranico, con prognosi di 12 giorni.